dalle 9.30 proprio per questa manifestazione in occasione della nona giornata mondiale della radio patrocinata dall'UNESCO, giornata mondiale della radio, che è un'opportunità unica per richiamare l'attenzione sull'importante valore della radio, che rimane ancora oggi il più potente mezzo di comunicazione esistente. Nel corso di questo evento si è data anche la possibilità, e si darà ancora fino alle 13, la possibilità ai visitatori di far conoscere non soltanto l'Associazione Radioamatori Italiani e le attività ad essa connesse, ma anche di poter apprezzare sul campo le potenzialità delle radiocomunicazioni, in particolare nelle situazioni di emergenza, grazie all'installazione di una postazione radiomobile. Ringrazio la sezione aerea di San Severo e soprattutto Enrico Maggio, perché in questo momento si sono fermati dalla loro attività che abbiamo appena illustrato per ascoltare insieme a coloro che sono lì presenti sul luogo Obiettivo Dix. Quindi un saluto a tutti, grazie, così come grazie agli amici della RAI Telecomunicazioni con Giorgio Mossino in testa. La settimana scorsa erano veramente tanti in fiera al mercatino di Bressana Bottarone ad ascoltare studio di Obiettivo Dix insieme agli amici della RAI, oltre che ai partecipanti. Per cui grazie a tutti, siete stati veramente tanti. Anche domenica scorsa all'ascolto, ve ne renderete conto adesso da quest'altra consueta infinita citazione di rapporti e segnalazioni d'ascolto, per lo più di post e di video pubblicati sui nostri canali social. www.obiettivodix.it è il sito internet di questa trasmissione, dove troverete tutto quello che ci riguarda. Biscellenews.it è invece il sito a cui facciamo riferimento, dove troverete tutta la parte informativa della Sicilia Media Comunicazione dedicata al mondo della radio, del radioascolto, dei media e della tecnologia, da dovunque, insomma, delle nostre iniziative comincerete la navigazione, più o meno riuscirete a identificare un po' quella che è la nostra attività ormai ultra trentennale di divulgazione del mondo delle comunicazioni. Quindi grazie ancora a tutti voi che domenica dopo domenica ci ascoltate alle 11 in italiana sui 9610 kHz di Adventist World Radio Europe. Grazie anche a coloro che ci danno la possibilità di diffondere questa trasmissione, di conseguenza anche il mondo del radioascolto internazionale fra gli appassionati. E fra coloro che erano al mercatino di Bressana Bottarone c'era anche Gianluca Perrone, insieme a Graziano Braga, a Luca Vercesi, a Diego Colombo, Colombi, oltre che chiaramente a Giorgio Della DAE. Quindi salutoni assolutamente per tutti. Erano anche in ascolto, per esempio, Gianluca Perrone della Whisky 7 con Bravo Bravo e Luca Vercesi dalla Uniform 2 India Kilo Eco con un TS450 e una veicolare HF moltissimo USB. C'era fatica ad ascoltare almeno all'inizio trasmissione. Era ottimo invece il segnale a Vercelli per Roberto Romanello, era ottimo 9.40 anche per Mauro Perelli, Italia Zulu 0 Charlie Alfa Tango con Icom MC7007 e Filare 599 con fading sui ISO 7000, un dipolo per gli 80 metri per Daniele Cerchierini, Italia Kilo 2, Giacomo Whisky Alfa 910 con gli ISO 7100 D e Filare da 80 metri, ma anche per 7918 SDR per Daniel Murena. Speriamo di annoverare altri adetti, grazie anche ad Antonio Formalizzare la presenza dell'associazione sul territorio, perfetto il segnale anche domenica scorsa come sempre. Grazie anche a Fabio Russo da Matera, sarà G7 novembre Lima Juliet 9 più con antenna random e una vecchia radio sveglia. Andavo a guardare questo video veramente particolare, non ricordavo di aver mai visto delle radio sveglie che oltre alla MLFM avevano anche le onde corte. Invece poi anche altri amici hanno commentato sotto il video di Mario, insomma, che conoscevano questa radio sveglia. Grazie X5, grazie a Belgio Andrello, Presley, TR2550, Wellbrook alla 1530, discreto USB ma assolutamente comprensibile. Grazie a Elvio, Italia Whisky 2, Foxtrot, Charlie X-Ray, grazie a Claudio, Italia Zulu 5, Juliet Lima Foxtrot, dal terrazzo di casa con il suo satellite 750, 30.000 in donazione, buon segnale, con leggerissimo fading, importabile anche Antonio Bassi con il suo ISO DX7R, grazie a Matteo Bignotti, Italia X-Ray 1, Hotel Papa November, il C7003, una batteria HF 9D, 930, segnale meteo 920, VT 930, minimo di 910, ha provato diversi utili, insomma, per trovare la
condizione migliore di ricezione. Grazie a Luigi Grumanti per il numero 2 Fox Rock Delta Uniform, che domenica scorsa ci ha ascoltato soltanto in streaming e era a trovare della Luna in provincia di Trento. Grazie a Federico Bartolotta con una cinesina appena sfilo dentro casa, grazie a Massimiliano Fiorillo di Italia Uniform 4 Hotel, Mike Zulu con Alfa Radio MR32 del 1955 a Ferrara, radio collegata con antenna pilare, grazie a Stefano De Candido Romolo dalle Dolomiti di Sesto, era proprio sulla pista di sci, c'è il video che lo testimonia, grazie a Francesco Lazzaroni da Settimo Milanese 3542 con Texon S2000 e antenna stile. Grazie anche a tutti, bellissimo, bellissimi, perché sono più di uno i video, per una ricezione effettuata con una Gretz Joker dei primi anni 60, la sola antenna stilo, grazie a Edivere, che è meraviglioso anche il ricevitore con cui ci ha ascoltato la settimana scorsa, un Marconi Atlanta e dipolo rotativo per la banda dei 30 metri, tutto 5, il SIPO, qualche accenno di Fede all'inizio, anche Damiano Magliozzi possiede lo stesso ricevitore, ci ha ascoltato con quello, grazie a Francesco Frec Fiorentini, Texun R9007DX, antenna periodica da 21 metri 54554, segnale praticamente a bomba. Grazie ad Aldo Alfiero, Italia Uniform 7 India Foxtrot November, con suoi esulo ascolto invece domenica scorsa per lui era instabile, Salvo Molina con Satelliti 2000, un pezzo di filo di qualche metro 55544, Graziano Braga col suo satellite molto QSB almeno inizio trasmissione, grazie a Pietro Nunzoletti della Whisky 7 Papa Charlie Hotel, ottimo ascolto, segnale sempre mediamente 9.40, migliore della settimana precedente. Grazie a Marco Magro, domenica scorsa da Piano Battaglia, anche lui in esterna in portatile. Grazie ad Andrea Effi David, Italia Uniform Lima, Charlie Uniform, un po' di fading, 9.20, fra 9.20 e 9.40, segnale con Nikon 7003, una gain a V680, da finale Ligure in provincia di Savona. Grazie a Carlo Notario, della Zulu 8, Oscar Foxtrot Oscar, dalla provincia di Salerno, a Tisciano, VIX 7, la sua antennina in gomma. Grazie ad Antonio Solinas, Italia Sierra 0, Juliet 6, Oscar, da Ittiri, con ICR20, uno stilo a 56 cm, segnale 78, 3, 5, 4, 4, 4, il SIMPO. Grazie a Maurizio Pizzo e Terenzo Luno, bravo, sia la Oscar, io ho esultato il 9-1, risonante, Fedic quasi inesistente, punto di 9.40 a Polsano Savona, 90 km dal confine francese, tutto 5 il SIMPO, Giuliano Bertossi 9.40 su Airspy a Kenterlass e Longuerre da 50 metri, grazie all'amica Mirka Lanteri 9.10, segnale Radio 5, picchi di 9.20, Kenwood TS 2000 di Imperio. Una piccola nota, risponderà ad una R8000 con la sua antenna originale, il segnale era solo, fra virgolette, 9. Anche lì, il leggero tempo, grazie a tutti, la ragione. Non abbiamo più tempo, no? Quello è il ottimo segnale ricevuto con l'antenna telescopica su base magnetica su un Nokia ESU 817, segnale sempre a fondo scala. Grazie a Nicola Pisano, tutto 5 in SIMPO, 9.40 segnale R5000, grazie a Francesco Minervini della Zulu 7 Zulu del Zulu da Cavettone, da Cavettone B, ci siamo dalle parti di Molfetta, tutto 5 in SIMPO, una giornata praticamente primaverile come era qui in Sicilia su ESU VX8, grazie a Maurizio Luciani da Lanciano, 9.20, 9.40 segnale sul suo FTDX3000, un dipolo multiband autocostruito, grazie a Robby Innocente, XH data di 808 e antenna estesa. Aspetta, di Roma, di